Buongiorno, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana. Oggi, giovedì 18 luglio, sono le ore 10:30 del mattino, quindi siamo in piena sessione operativa. Oggi giornata inizialmente di attesa, visto che nel pomeriggio vi saranno le decisioni della BCE, ma quindi è l'occasione anche per fare un po' il punto della situazione e analizzare diversi mercati in attesa che poi il dato sul taglio dei tassi di interesse da parte della BCE, anche se non è atteso alcuna modifica, in realtà poi creerà come al solito volatilità durante la conferenza stampa della Presidente e Lagarde. Quindi partirei dalla borsa italiana, dal nostro future FTSE MIB, che dopo la debacle dello scorso mese di giugno, quando aveva toccato quel supporto sul livello 32.500, è prontamente rimbalzato e sta realizzando una sorta di configurazione a forma di V. Non simmetrica, ma comunque di stampo rialzista. Al momento le quotazioni sono schiacciate, anche se stanno spingendo dal basso l'indicatore super trend sul livello 34.700. Lì c'è una resistenza e molto probabilmente nelle prossime sedute si assisterà ad un suo superamento che porterà le quotazioni fin verso l'area 35.000, soglia psicologica importante. La situazione è decisamente diversa sul mercato tedesco, sul future DAX, che sebbene abbia anch'esso realizzato una configurazione a V, ha già raggiunto e superato la resistenza rappresentata dall'indicatore super trend, non ha raggiunto quella che era individuabile come target rialzista l'area 19.000, ma in realtà sta già ritracciando con queste quattro sedute consecutive a ribasso. È un normale storno, un normale ritracciamento dopo il superamento del super trend, quindi è fondamentalmente un pullback che si sta appoggiando sul supporto del 18.500. Questo sarà un supporto, a mio parere, che terrà e da qui potremo assistere ad un rimbalzo che porterà presto le quotazioni fin verso il livello 18.750 e anche poi per raggiungere i recenti massimi relativi. Ancora diversa la situazione sul mercato americano, oltreoceano, per vedere che cosa succede a Wall Street, qui con lo Standard & Poor's 500, che invece è ancora inserito all'interno di un rally rialzista. È partito a fine maggio e che ha portato i prezzi fino all'altro giorno, a martedì, a toccare il proprio ennesima volta, per l'ennesima volta, massimo storico sul livello 5.721. Poi ieri questa lunga candela rossa, questa giornata fortemente negativa, sta a indicare un mercato che probabilmente aveva il fiato corto, che probabilmente aveva corso troppo e da troppo tempo, e quindi c'è stato questo importante ritracciamento. Al momento le quotazioni stanno rimbalzando timidamente rispetto al crollo e di ieri, ma direi che a questo punto il mercato deve avere quel ritracciamento che già auspicavamo la settimana scorsa e che effettivamente è necessario che si sviluppi per la normale ciclicità del mercato. Il mercato non può salire in eterno e nessun trend è per forza eterno. Quindi è atteso, a mio parere, la continuazione di questo storno, di questo ritracciamento che riporterà presto i prezzi inizialmente sul livello 5.600 e ancora più in basso come target ribassista, ancora più ambizioso,
il livello 5550 dove transita l'indicatore super trend, che a differenza di quanto abbiamo visto nei mercati europei non è una resistenza, ma in questo caso è un supporto. Riguardo invece alle commodities, la prima che andiamo a analizzare, ossia il petrolio, il crude oil, WTI, cioè il petrolio americano, qui il mercato è in leggera fase discendente, dopo aver sfiorato quota 85 dollari al barile, si è appoggiato anche qui, in questo caso avvicinandosi senza toccare il supporto di livello 80, e nelle ultime due sedute sta rimbalzando. Credo che il mercato possa continuare nel proprio trend rialzista, magari timido, magari stentato, ma la direzionalità è questa. Adesso sta un po' lateralizzando sempre nell'intorno dei 82,50, 83, ma a mio parere il mercato dovrebbe continuare a salire, ripeto, seppur lentamente, quindi sono da privilegiare le operazioni long, perché credo che come target rialzista si possa raggiungere inizialmente il livello 85 e poi più in alto, quello più ambizioso, 87,50. Di sicuro su questo mercato, visto questo grafico giornaliero, non è il caso di mettersi in posizione di bassiste o andare contro trend. Passando all'oro, invece, il gold, beh, che dire, proprio nella giornata di ieri, mercoledì 17, l'oro ha toccato e battuto il proprio massimo storico sul livello 2488 dollari l'oncia, quindi un vero e proprio rally rialzista. Ha superato la scorsa settimana l'indicatore super trend, è uscito, come avevamo ampiamente detto e sottolineato nell'analisi precedente, dall'ampia congestione fra 2300 e 2400. Una volta superato il 2400, il mercato avrebbe avuto, come sta avendo, un forte movimento direzionale, in questo caso al rialzo. Quindi sicuramente non sono da aprire posizioni short, sicuramente è inutile stare ad aspettarsi alcun tipo di ritracciamento, o non si fa nulla perché dal punto di vista psicologico, come è comprensibile, è davvero difficile comprare sui massimi, soprattutto sui massimi storici, però altrimenti l'unica possibilità è di continuare a comprare, perché effettivamente questo trend al momento non è ancora finito ed il prossimo obiettivo, oramai neanche tanto lontano, è quello che era stato stabilito già da molte case d'affari nell'outlook 2024, cioè raggiungimento del 2500 dollari l'oncia. Ci siamo vicini, e a mio parere presto lo andremo a vedere, dovremo toccarlo. Quindi dal punto di vista prettamente operativo, no lo short, altrimenti no operatività, oppure altrimenti con coraggio continuare a comprare, ponendosi come obiettivo il raggiungimento di 2500, che, ripeto, non è poi così assurdo da pensare. Infine, uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro-dollaro. Anche in questo caso l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta. Il mercato era direzionato al rialzo, aveva come obiettivo il raggiungimento del livello 1,09, però veniva con una certa forza. Avevo sottolineato come questo 1,09, che in passato era stata una resistenza importante, e che, se si va a rivedere la registrazione, avevo detto, le resistenze non sempre sono ostacoli, ma talvolta sono fatte apposta per essere superate al rialzo, cosa che puntualmente si è verificata, perché 1,09 è stato superato il rialzo, le quotazioni hanno già raggiunto 1,09,50. A mio parere, adesso nelle prossime sedute vi sarà un movimento laterale ribassista, che magari possa andare nuovamente a lavorare il livello 1,09, però il mercato è assolutamente in trend positivo, per cui
dopo un eventuale pullback, un eventuale ritracciamento, piccolo storno che vada a lavorare 1,09, i corsi dovrebbero continuare a salire per andare di nuovo a raggiungere 1,0950 e perché no, ancora più in alto, il livello 1,10. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al video della prossima settimana e come al solito vi auguro buon trading.